Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, poi, non sprecate parole come i pagani, quando credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi, infatti, perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito?
Osservate come crescono i gigli nel campo. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno, infatti, basta la sua pena. È un Vangelo bellissimo. In esso Gesù sta dimostrando tutta la sua fede nel Padre, che vede e provvede, sa già prima le necessità di ogni figlio, prima ancora che ogni figlio glielo chieda. Gesù cerca la verità, non vuole l'ipocrisia, soprattutto quando essa è attuata usando la figura di Dio. Certo, alcuni uomini si fanno belli di Dio quando pubblicano la loro fede e si fanno vedere dagli altri pii, religiosi, ottemperanti di tutto il desiderio che Dio ha, ma non lo fanno per Dio. Lo fanno per essere riveriti e questa è ipocrisia. Ma anche se lo fanno per Dio, non lo fanno per la bontà di Dio, per l'amitezza di Dio. Lo fanno per il timore di Dio, sapendo che Egli è potente, che dipende da Lui la loro vita e nel modo ruffianesco di chi cerca di rendersi amico un potente, attua nei confronti di Dio la peggiore delle riverenze, quella che si ha solo per chi è potente. Ma appena chi è potente lascia intuire la sua fragilità, allora immediatamente è abbandonato. È messo in croce come sarà messo in croce Gesù. Quindi nulla di ipocrita esista in questo mondo. Ci si affidi al Padre nella piena consapevolezza che il Padre è in noi e ci ascolta da dentro il nostro cuore, da dentro la nostra anima, da dentro la nostra passione. Non occorre altro. Non occorre l'uso di tante parole. Gesù lo dice, non fate come i pagani che ripetono, ripetono, pensando che con questa sovrabbondanza di parole Dio Padre ascolti di più. Non c'è neanche bisogno della preghiera. Dio Padre è un padre e conosce i bisogni di ogni figlio prima ancora che gli vengano chiesti. E Gesù si rivolge ai suoi discepoli e a chi lo ascolta, dicendo come devono pregarlo. Ed è formidabile questa espressione che egli usa, Padre nostro che sei nei cieli. Non dice Padre mio che sei nei cieli, dice Padre nostro e nel momento in cui lo dice, egli stesso non è ipocrita.
Egli stesso è sincero e dice la verità, riconoscendo che ogni uomo è suo fratello, suo vero fratello, anche se non è suo fratello, giustificando l'uso della parola fratello per tutti quei cugini che egli ebbe e che furono descritti come fratelli, tanto che chi leggerà poi questi Vangeli in cui i suoi cugini vengono chiamati fratelli, dice: ecco, vedete, Gesù aveva dei fratelli. Se Gesù chiama Padre nostro, Dio Padre, è perché intende egli per primo fratelli tutti quanti gli uomini. Essere fratelli di Dio in Gesù, una cosa sola con Dio, significa essere figli di Dio. E in questo Gesù è chiarissimo. Ma l'uomo non riesce a sopportare l'idea di appartenere a Dio Padre come un figlio appartiene al Padre. E assume due atteggiamenti, li vedremo più avanti quando nel Vangelo si descriverà la parabola del figliol prodigo e dell'altro. Ma non anticipiamo gli eventi, occupiamoci proprio di questo Matteo capitolo sesto, che è veramente di una bellezza eccezionale, perché porta proprio a tu per tu con Dio, in una familiarità che non si trova in altri atteggiamenti nei confronti di Dio. Questa è la novità eccezionale di Dio portata nella fede. Nessun uomo nel mondo, per esempio nel popolo asiatico in cui si celebra Buddha, l'uomo ha avuto l'ardire di porsi veramente come un figlio amato da Dio, come se il figlio fosse la sua stessa cosa, della sua stessa sostanza. L'uomo ha sempre tenuto debitamente le distanze rispettose da Dio. E Gesù toglie di mezzo questo vincolo che lascia poi spazio sempre alla interpretazione debole dell'uomo di fede, che o dimostra la sua fede per l'ammirazione degli altri, o dimostra la sua fede per la dimostrazione della potenza e non dell'amore nei confronti di un padre che scende al tuo livello e ti dà coraggio, ti dà amore, ti invita ad andare avanti, avendo fiducia in lui, perché egli sa già prima che tu gli chieda che cosa tu hai bisogno. E Gesù qui dice: nessuno potrà aggiungersi un'ora alla sua vita. Ecco, sembra oggi che ciò non sia, perché se a un moribondo che ha poche ore di vita perché ha un cuore sfasciato, a un moribondo di questo tipo è trapiantato il cuore, sembrerebbe che egli, attraverso il ricorso a questo dottore che gli cambia il cuore e gli dà un cuore nuovo, possa aggiungere non ore alla sua vita, ma anni. Bisogna, di fronte a cose così, ricordarsi bene intanto il tempo in cui parlava Gesù, ma, poiché Gesù parlava anche a tutti i tempi, bisogna ricordarsi che più avanti dirà che verranno momenti nei quali si faranno molti miracoli, superiori a quelli fatti da lui. E questo va detto per tutti coloro che crederanno
a Gesù a causa della sua potenza, ossia a causa della sua capacità di fare i miracoli, a causa della sua reale resurrezione, e non per la bellezza eccezionale del suo messaggio, che meriterebbe da sola ogni rispetto, perché il vero amico, amante di Gesù, non gli è amico, non lo ama perché è potente, perché è figlio di Dio, perché è andato a morire sulla croce e poi è risuscitato. No, lo ama per questa eccezionale capacità di porsi a tu per tu con ciascuno di noi per fare vedere la bellezza che esiste in potenza nell'animo umano quando, rendendo pieno rispetto alla verità, ciascuno riconosce in se stesso l'impronta di Dio, la grandezza dei sentimenti dell'uomo, la possibilità eccezionale dell'anima di elevarsi fino a Dio semplicemente grazie alle possibilità del suo animo, del suo puro spirito. È questa la parte di Gesù che soprattutto deve affascinare. Le verità che egli ha detto. Ma vedete, succede che le verità che ha detto Gesù e che fino a questo punto sono comprensibili, sono ammirabili, sono verità che spesso sono invece non comprensibili, perché vanno a toccare una condizione umana complessa in cui il primo è l'ultimo, chi cerca di ottenere un risultato ha il risultato opposto, in una condizione di relatività come quella che spiegherà poi a Nicodemo, in cui lo spirito agisce in un modo e la materia reagisce nel modo esattamente uguale e contrario. Quando Gesù tira in ballo la complessità della vita e dice che una cosa è giustificata da quella opposta, per cui un vero primo, se vuole essere vero primo, deve mettersi in fondo all'ultimo e servirlo, e solo attraverso questo servizio diventa veramente primo. Allora mette in risalto un'altra condizione di Dio, quella di un Dio che serve all'uomo, perché il Dio dell'essere deve abbassarsi a livello determinato di chi ha poche cose determinate per poterle far esistere. E se l'uomo ha bisogno di parole buone per riuscire a trovare coraggio ad affidarsi a Dio, quali parole più belle di queste? Alcuni dicono, ma Gesù sembra spingere a non agire, a non fare, a non darsi da fare, perché ha una visione troppo fiduciosa in Dio. Non lasciatevi ingannare. Gesù lo dice perché è vero. Avete mai visto un fiore più candido e più puro di un giglio nel campo? E quando Gesù dice, eppure non lavora, non fa nulla per avere quella bellezza. Ha ragione. È l'uomo che crede che tutto dipende dalla sua azione e quindi sopravvaluta la sua capacità. Per Gesù non è così. Per Gesù bisogna affidarsi a Dio avendo la massima fiducia che abbiamo a che fare con un padre che se il figlio chiede un pane, mai e poi mai gli darà un pesce. E completiamo così questo capitolo 6 del Vangelo di San Matteo.
non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati, perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio. O come potrai dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi vi si voltino per sbranarvi. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. E chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene domandano. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E quanto pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni verrà tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica
è simile a un uomo molto stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Eccola, osserviamola attentamente questa autorità di Gesù. Finalmente essa viene dalla parola e non dai miracoli, dalla verità e non dalle affermazioni straordinarie di potenza che portano a credere al potente più che all'uomo che dice il vero. E controlliamole queste verità, ad una. La prima cosa che Gesù dice è di non giudicare, per non essere giudicati. Egli la mette in questo modo di non fare all'altro ciò che non vorresti fosse fatto a te e fallo quello che tu vorresti che fosse fatto a te. Questo è quello che è il fondamento, secondo Gesù, della parola dei profeti e di Dio. Trasuda da queste parole la forza di amore di Dio, perché Gesù è chiaro: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Come fa a essere sicuro di ciò? Possiamo essere sicuri di ciò? Certo che possiamo, perché noi stiamo vedendo un qualcosa che viene dal futuro e che ci propone di reagire a quel qualcosa. Per cui se noi stiamo cercando qualcosa è perché l'abbiamo già trovata. Dice anche di adeguare il discorso alla capacità comprensiva di chi ascolta. Non usate parole che non siano comprensibili se volete essere ascoltati. Non gettate perle a chi ha bisogno di ghiande per mangiare, perché le calpesterebbe. Qui non c'è nessun dispregio per gli animali, ma c'è esattamente la considerazione che ognuno di noi è un animale che mangia quello che capisce che è il suo cibo. E se tu dai a chi non capisce delle cose sublimi, tu rischi che non siano capite. Qui Gesù pone tutta la sua attenzione all'atteggiamento giusto che deve avere l'uomo se vuole essere ascoltato. Ma tante volte anche lo stesso Gesù userà le sue parabole per dire delle verità da essere credute nel modo libero, lasciato a chi le ascolta, ma contenente delle verità più profonde da non far capire, quasi nella gelosia di una trasmissione per la quale capisca solo chi abbia orecchi per intendere, discriminando in tal modo dall'ascolto tutti i pieni di sé, tutte quelle persone che, credendosi sapienti,
filtrano sempre quello che tu gli vuoi dare e lo leggono anticipando una presunzione. Qui allora non si tratta più di un ascolto con una capacità di capire, ma con quell'atteggiamento veramente presuntuoso di chi crede di sapere, che prima ancora di disporsi all'ascolto ha già fotografato la tua figura, il tuo volto, chi sei tu, e sulla base del tuo aspetto immediatamente è in una condizione antitetica, per cui sarà non l'avvocato di una comprensione, ma il pubblico ministero di un'accusa. E chi è così pieno di sé normalmente mette in atto nei confronti degli altri non una strategia di comprensione, non questo che Gesù sta indicando a chi vuole essere capito, no, una strategia di sopraffazione. Così si comporta chi non vuole spiegare il vero, ma vuole fare proseliti, e allora usa le parole giuste nel senso giusto, e c'è una trasmissione demoniaca in atto. E Gesù è chiaro anche nei confronti di costoro: voi potete smascherarli perché non c'è un albero cattivo che produce frutti buoni. Voi esaminate dai frutti l'albero. Perché alla fine, dice Gesù, gli alberi cattivi saranno tagliati e rimarranno solo gli alberi buoni. E qui Gesù sta parlando proprio a chi ha orecchi per intendere. Infatti tutti, quasi tutti, sono colpiti dall'immagine dell'albero che è tagliato. Se Gesù dice: guardate i frutti di chi vi parla come i frutti di un albero, immediatamente voi siete portati a capire che ciascuno di noi è un albero che può portare parole buone o parole cattive, e che sarà stroncato oppure no. Sì, siamo alberi, ma l'albero di ciascuno di noi è il nostro personaggio, è proprio quell'insieme di valori arbitrari che ciascuno di noi assume come suoi valori, e ogni volta che assume un valore per sé lo toglie al Dio che è quel valore che gli dà. L'uomo sapiente è proprio il grande ladro di Dio, un Dio che lo sta disegnando come un paperino che è sapiente e che proprio nella sapienza che ha Paperino arriva a dire che tutta l'opera fatta da Paperino non è fatta dal Walt Disney, ma da Paperino. Un Paperino del genere non solo è bugiardo, ma è un grande ladrone, perché tutta la fatica che sembra fare Paperino per arrivare ai suoi risultati non è fatta da Paperino. Paperino non esiste nemmeno, è il puro personaggio di un'opera altrui che esiste grazie alla vita di chi gli dà vita. Così siamo anche noi, siamo personaggi scritti interamente da un altro che ci mette anche la sua essenza per farci esistere in questo modo, e asservisce la sua essenza al fine supremo di far esistere un paperino. Ecco, gli alberi cattivi sono i personaggi cattivi. E
ai quali Dio dà vita. Ma chi anima questi personaggi? Non esiste nemmeno. È Dio che entra in questi personaggi ed esiste. Ma entra ed è qualcosa di assai più profondo, in una essenza più fondamentale, mentre invece l'essenza del personaggio è una essenza che sarà tagliata, sarà eliminata. Quando è l'essenza di un personaggio cattivo che sarà tagliato e messo al fuoco? L'essenza del personaggio, non l'essenza di chi ha la forza per animare quel personaggio, che è Dio, è il fondamento dell'esistenza che esiste e non ha bisogno di chi lo faccia esistere, perché è l'esistenza fondamentale di quell'assoluto che non è legato a niente di prima, niente di durante, niente di dopo, ma di eterno, nel rispetto assoluto solo di una verità. Vedete, la verità non ha bisogno di tempo. Una cosa vera è vera. È vera nel passato, nel presente, nel futuro. Se noi la consideriamo, questa verità, come una equazione di matematica, allora la possiamo verificare e vedere un 10 nel primo membro che è uguale a un 10 nel secondo membro. E allora noi verifichiamo che 10 è uguale a 10. Ed è vero. Ma è vero implica l'operazione che facciamo noi relativi per passare con la nostra osservazione relativa da un membro all'altro. Ma nell'assoluto esiste già tutto. Esistono infiniti membri con tanti uguali. Solo noi, nella nostra lentezza di osservazione di una cosa sola alla volta, abbiamo da introdurre il tempo con cui guardiamo il primo membro, e poi il tempo in cui guardiamo il secondo, e poi il tempo in cui guardiamo il terzo. E questo passaggio, che sembra diretto, invece passa attraverso un momento di contrapposizione, perché un 10 uguale a 10, che sono uguali, sono anche contrari, sono uguali e contrari. Infatti, se fossero uguali, facendo passare un 5, perché voi adesso vedete un 5, nell'altra parte dell'uguaglianza, immaginate l'uguale qui in mezzo, il 5 che passa nel secondo membro non diventa 5, diventa un quinto. Quindi il 5 passando dall'altra parte non è uguale a 5, è uguale a un quinto, diventa uguale a un quinto. E quindi se il 5 passando nel secondo membro diventa uguale a un quinto, noi vedendo il 5 stiamo vedendo quello che è uguale e contrario a questo 5. Ecco perché tutto è ondoso e noi, vedendo solo la parte alta dell'onda, vediamo sempre valori uguali come tutti gli altri, ma per passare da una parte all'altra di una pura equazione occorre il passaggio attraverso il basso di quell'onda. Ecco, tutta questa aggiunta che io sto facendo alla verità è necessaria, perché oggi ci sono molti che fanno più miracoli di quanti ne abbia fatto Gesù. E se è vero che ogni albero è giudicato dai suoi risultati, dovremmo concludere che gli alberi di oggi sono di gran lunga superiori all'albero di Gesù Cristo, che ogni tanto compiva un miracolo, non sempre, ogni tanto, quando lui voleva, quando era a destino. Invece se uno oggi va da un medico e ha una necessità, soprattutto se è un chirurgo, ecco, vi ho fatto il caso di chi
una malattia nel cuore, vivrebbe solo un'ora, che subisce un trapianto cardiaco e vive ben più. Ecco, questi alberi sembrano portare molti frutti, portarli con certezza. Per questo io vi introduco a questo punto la comprensione globale, che supera quella che stiamo vedendo. Perché se fosse così, appunto, dovremmo dire che oggi ci sono molti più grandi profeti, questi chirurgi, di quanto non ci fosse un tempo in cui era magico l'intervento per salvare la vita. Bisogna spiegarlo perché bisogna rintuzzare proprio quelli che sono alberi malefici e che si credono benefici, perché sono malefici, portano all'idea di un mondo senza Dio. Basterebbe ascoltare una astrofisica che viene chiamata tutte le volte che c'è da dire se Dio esiste o no, e lei è una arbitro grandioso di questa conoscenza di Dio, anzi di non Dio. E quella figura lì, di quell'albero lì, creato così, con tutti quei dettagli del suo pensiero, delle sue parole, della sua presunzione, è un albero creato da Dio in quel modo lì. E con tutta quella prosopopea che arriva poi a dire Dio non c'è, e che toglie di mezzo la consistenza sua stessa profonda, perché lei da sola è una pagliaccio di personaggio e di paperino che dice io mi posso muovere senza bisogno di chi mi faccia i disegni, perché io sono io. E quel Dio umile che non la contraddice perché tiene in campo questo albero. Lo tiene lì, proprio per l'esempio che alla fine dovrà dare di un albero che sarà tagliato e incenerito. Non l'ente che anima questa persona. Quella è anima buona di Dio, già messo in croce in questa persona che nega Dio e che sarà purificata. Quindi questa cosa è da dire nel momento nel quale noi leggiamo sul Vangelo che gli operatori di iniquità saranno distrutti. Gli operatori sempre intesi come i personaggi. Vedete, io non uso la parola persone, perché per me la persona è l'anima. Il personaggio invece è quell'insieme di opere, tutte materiali, visibili nella persona, che è l'anima del personaggio, e che è costretta purtroppo a sorbirsi quel personaggio affibbiatole da un Dio, perché così ha voluto questo personaggio, in questa terra d'Egitto in cui tutto è dipendente dal faraone per il personaggio che ti assegna. Ma, ripeto, nella promessa di una terra promessa, cui infine si arriverà e in cui scorre latte e miele, e in questa terra si arriverà non di corsa, non subito appena passato il guado della nostra vita, ossia il Mar Rosso che è posto alla fine di questa vita schiava in terra d'Egitto. Il destino che è assegnato al popolo di Dio è il destino che è assegnato a ogni uomo. Ogni uomo, dopo la sua uscita da questa terra d'Egitto, della realtà, si ritroverà in una realtà invertita, in cui tutte le cose che allora il faraone consentiva non sono più fatte, sono tutte disfatte. E
E l'uomo sentirà la mancanza di quella vita per quanto schiava in terra d'Egitto. Arriverà a dire: io in terra d'Egitto mangiavo poco quando alla sera, dopo il lavoro, mi tornavo a mangiare una minestra. Però era meglio quella che questo che devo mi tocca qui. E allora Dio mandò la manna. L'uomo si lamentò e Dio mandò le quaglie. Fece sgorgare l'acqua nel deserto, tenne in vita oltre 600.000 capi di bestiame. Questi risultano in tutti i censimenti che furono fatti al popolo di Dio in quel tempo. Quindi Dio non solo fece sopravvivere nel deserto gli uomini con la manna e le quaglie, ma anche tutto il bestiame, anche gli armenti, un numero enorme di vita tenuta nella mancanza di tutto, ma con la certezza di un Dio che era presente in modo visibile nell'arca, così come prima era assente nel subdolo faraone che ti nega. Qui non ti nega, Dio ti dà. Però l'uomo è così incapace di cogliere la grandezza nella piccolezza che non è in grado di capire come cresce in potenza quando rinuncia a qualcosa di reale. L'uomo è abituato all'idea del possesso vero quando consuma. Tanto che se in un verso consuma la sua vita, allora la possiede. Nel verso opposto, in cui parte da una morte e idealizza tutta la sua vita, mandandola tutta in potenza, ha acquistato tutta la sua vita in potenza e non la crede come potenza. Per l'uomo la potenza è vera solo quando si scarica nell'atto. Per cui quando l'uomo ha la possibilità di sposare 100 donne, non crede in questa potenza come una grande possibilità, fino a quando non ne rinuncia a 99 e ne ha una sola. Questo per uomo significa la capacità di attuare la potenza attraverso una scelta sempre riduttiva che riduce la potenza, fino a che la potenza non c'è più e la vita si spegne. L'uomo non arriva a capire la bellezza invece della rinuncia a tutto l'atto, il che esalta la potenza. E questo è bello, ciò sta già accadendo. Già l'uomo sta perdendo tutto e Dio gli toglie tutto, dandogli quell'abito che non si consuma, eterno. Accade già ora, ma essendo il primo gesto negativo che combina più uno e meno uno, la contrapposizione tra azione e reazione. E li combina nel prodotto tra più uno e meno uno, che è meno uno, in una vita in negativo, in una vita devolutiva. Ecco, già ora accade. E l'uomo, vedendolo nel modo uguale, ma contrario, non si rende conto che c'è l'altro mondo, quello che ora non vediamo, alla base di questo mondo reale che vediamo. E crede vero solo questo. In un modo idiota e pazzesco, perché oramai si sa bene scientificamente che tutta la realtà è complessa, è antimateria, materia, è magnetismo, elettricità, e non solo il movimento della materia e della luce che noi vediamo qui, e grazie alla quale crediamo poi che il mondo vada solo in avanti. Ma com'è possibile se metà va indietro? Se c'è un fenomeno di questo tipo, c'è una ruota in cui il punto A va al punto B
solo se il punto B simultaneamente va al punto A. Quindi quando la ruota non ha altri vincoli, perché è tutto, gira e basta. Cammina in un verso solo quando c'è un punto di riferimento esterno. Allora questa rotazione diventa il movimento orario. Ma se il punto di riferimento esterno, invece che sul basso, fosse fatto sull'alto, questo stesso movimento rotatorio porterebbe il movimento nell'altra parte. La vita è tanto equivoca nella sua lettura che la stessa cosa, vista da due punti di vista diversi, è letta in un modo antitetico. La stessa rotazione oraria che avvenisse qui è vista da me, che vi sto parlando, oraria se è così. Io la vedo oraria. Ma una rotazione di questo tipo qui, chi la vede dall'altra parte, la vede e la giudica antiorario. Infatti, questo movimento che io vi sto facendo e che io vedo orario, e lo sto vedendo orario anche nell'immagine che mi sta dando il video della telecamera, in modo che mi aiuta, voi non la state vedendo oraria, la state vedendo antioraria, perché l'immagine che io ricevo di fronte a me, della mia riproduzione, è speculare all'immagine che voi vedete. Dunque, tornando alla parola di Gesù Cristo, per questo vi dico, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Certo, Gesù è Dio venuto dal Padre, entrato nel mondo, che deve dare i valori da seguire dai personaggi animati dalle persone in questo mondo. Gesù deve insegnare ai personaggi e così facendo esprime dei valori che possano influenzare l'anima del personaggio, tanto che il personaggio voglia. Ma per le altre cose che Gesù ha detto, va sempre inteso che Dio sa già che cosa serve all'uomo e già prima che l'uomo glielo chieda ha già fatto tutto per il bene di ogni figlio. Quindi non si può in alcun modo avere l'idea di un Dio che costruisce un mondo in cui alcuni crollino perché sono alberi malefici. Perché bisogna arrivare a distinguere bene che l'anima di Dio è il buon grano, la zizzania è quella del personaggio cattivo, perché in un personaggio buono, in un albero buono, tutto è concorde e quindi verranno salvati i personaggi buoni. Nel paradiso, che sarà la rivisitazione di questa nostra realtà, fatta finalmente da un io consapevole che ha assunto il suo divino ruolo di bussare che gli sarà aperto, l'uomo busserà sempre per il suo bene e tutti i personaggi cattivi saranno abbandonati. Oggi il mondo è pieno di personaggi cattivi che sono troppo ricchi e lasciano morire, che sono troppo potenti e ordinano guerre, che sono troppo di tutto e sono cattivi alberi per la vita. Nessuno, quando potrà scegliere che albero voler essere, sceglierà questi personaggi. Questo
questi alberi. Nessuno vorrà essere, per esempio, un Hitler, se non in alcuni momenti della sua vita, quando anche all'interno della vita di Hitler c'era del bene. Ma il personaggio Hitler e altri personaggi che noi conosciamo bene nella storia avranno la loro condanna, sono alberi cattivi, perché possiamo giudicarli dai frutti che Dio ha voluto che portassero. Perché Dio è stato chiaro, agli alberi buoni ha fatto portare sempre frutti buoni, mai da una siepe di spine viene fuori un albero che produce buoni frutti. Bene, alla prossima.